No, Antonello Patta davanti al Tribunale di Milano. Quella di oggi è un'udienza importante, è la prima udienza del processo per il rinvio a giudizio dei vertici dell'Altazione in riferimento ai fatti del 24 aprile del 2016. Una giornata sì, molto importante, per la prima volta in questo paese finalmente qualche giudice pensa di applicare le leggi, una scelta molto importante che credo che possa essere avere un peso importante per la cultura politica di questo paese. Finalmente le leggi che vietano l'apologia di fascismo e la ricostituzione del partito fascista vengono applicate, o quantomeno un giudice decide di applicarle. Mi sembra un fatto rilevantissimo per la società tutta, per i movimenti che in questi anni si sono battuti senza risultati da questo punto di vista, perché i fascisti continuano a esserci, a spadroneggiare, a manifestare con tutta la paccottiglia di gagliardetti, riti che richiamano al fascismo e al nazismo, e non succede mai niente. Ecco perché il fatto di oggi è molto importante. È importante, dicevo, per la società, speriamo che costituisca un precedente rilevante anche per l'applicazione della giustizia in questo paese. L'esposto alla Procura della Repubblica che ha portato a questa udienza è stato fatto dall'Osservatorio sulle Nuove Destre, giusto Nello? L'Osservatorio sulle Nuove Destre in questo paese svolge un ruolo importantissimo. Bisogna riconoscergli un merito perché il ruolo di sorveglianza e di attenzione agli episodi di degrado politico e culturale di questo paese ad opera di nazifascisti si stanno moltiplicando. Quindi il ruolo dell'osservatorio, sia dal punto di vista del richiamo dell'attenzione dell'opinione pubblica, ma in questo caso anche della magistratura, è importantissimo. In questo caso è stato importante perché la denuncia dell'osservatorio sulle Nuove Destre ha avuto questo straordinario risultato cui noi tutti applaudiamo. Un'ultima domanda: in Fondazione Comunista, all'interno del Comitato Lombardo Antifascista, ha collaborato alla raccolta di 34.000 firme per la richiesta per la messa fuori legge immediata di tutti i gruppi neofascisti e neonazisti. Ovviamente l'Altazione è uno di questi. Sì, da molto tempo noi e tutti i movimenti che si muovono su questo terreno chiediamo una cosa stupida, banale: l'applicazione delle leggi. Speriamo che la scelta dei giudici oggi vada fino in fondo e costituisca il primo passo per cui finalmente in Italia si comincia a ripristinare la legalità che dovrebbe essere e il rispetto della Costituzione di questo paese, il cui fondamento antifascista è l'elemento portante. Grazie Antonello Patta, segretario regionale di Rifondazione Comunista Lombardia.